Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè e Mercati. Giornata molto movimentata quella di ieri, anche perché c'è stata la conferenza stampa di Christine Lagarde. Andiamo a vedere quindi cosa è successo sui mercati. Abbiamo operato in diretta durante la conferenza stampa sia su euro-dollaro e poi poco più tardi sul DAX, due operazioni che sono andate veramente molto bene. Chiaramente non potevo condividere la mattina perché le abbiamo fatte in diretta poi anche nel gruppo Traders Club. Però prima andiamo sul nostro sito a vedere quali sono già gli articoli della mattinata. Come ogni giorno abbiamo, come ogni venerdì, c'è il recap settimanale di Turbo Daily. Oggi insieme a Paolo si parla di petrolio, ma anche di criptovalute. Andiamo ora subito a vedere la nostra piattaforma. Eccoci qui. Andiamo ad aprire i grafici quindi del broker Kimura Trading. Abbiamo impostato un ordine pendente su AUDNZD, ne abbiamo parlato a lungo nella sessione di trading con Ichimoku più price action di ieri. Attendiamo un ritracciamento almeno in area 1.0056. Non so se i prezzi arriveranno fino a lì, ma per il momento quello è il nostro ordine pendente. Quindi stiamo andando alla ricerca di un nuovo trend rialzista di medio periodo. Andiamo avanti con EURGBP che sta per rompere la zona resistenziale in area 0.9140. Attendiamo la chiusura giornaliera. Per il momento abbiamo impostato un ordine su EURGBP in area 0.9080. Abbiamo fatto un ottimo lavoro su EURGBP questa settimana. Dopo aver portato un long da 0.9 a 0.9140, non siamo rientrati nuovamente a 0.9 perché la volatilità era troppo alta. Comunque ha recuperato molto bene, il trend rialzista è confermato, quindi ogni ritracciamento sarà utile per entrare al rialzo. Target finale 0.9260. Però andiamo avanti perché dobbiamo vedere anche il trade di ieri che abbiamo fatto su euro-dollaro. Un trade molto interessante, eccolo qui, lo vedete la mappa del deal, quindi vedete il trade che abbiamo aperto a 1.21.32 alle ore 14, alle ore dov'è, ecco qui 14.45 all'incirca e lo abbiamo chiuso pochi minuti dopo. Quindi abbiamo fatto un'operazione short, ma un profitto di 30 punti, niente di così eclatante. Vediamo oggi che cosa possiamo fare. Il trend sembra impostato al rialzo su questo time frame. Per il momento non apriamo operazioni, ma studiamo time frame, studiamo anche time frame superiori, il 30 minuti, ma anche l'H1 o l'H4. Non abbiamo ordini pendenti per ora in piattaforma. La nostra view rimane la nostra view. Andiamo a levare un po' di linee che sennò disturbano. Eccole qui. La nostra view rimane rialzista nel medio termine. Atteniamo però dei ritracciamenti più sostenuti. Come avevamo già detto, il livello di 1.2080 poteva essere il primo supporto, e infatti è stato così. Però per me è troppo presto per comprare. I prezzi possono scendere. Per il momento però rimaniamo flat su euro-dollaro. Continuiamo con il gold, dove siamo usciti in pari perché ieri abbiamo portato lo stop in pareggio a fronte della conferenza stampa della BCE perché la volatilità sarebbe aumentata parecchio. E quindi siamo usciti. Molti mi hanno detto che sono ancora posizionati al ribasso. Beh, attenzione a questa zona supportiva che, come vedete, sta funzionando molto bene. Tutta la zona compresa da 1825 e 1830 dollari per oncia. Per quanto riguarda il time frame daily, quindi occhio a questa zona. Se questa zona viene rotta, andiamo alla ricerca di 1815 e successivamente di 1790. Se da qui ci sarà un'inversione di tendenza, o comunque questo sarà il minimo crescente, entreremo al rialzo. Però al momento è troppo presto per parlare di long sul gold, almeno per quanto mi riguarda. Sta scendendo bene il Bitcoin, va bene così, è sceso ancora troppo poco. Io non opero, come ho detto ieri, almeno fino a quando i prezzi non tornano sulla zona dei 16.000 dollari, oppure sarebbe ancora meglio in area 14.000. Consiglio di tenere sotto osservazione il time frame settimanale. Andiamo avanti e concludiamo la rubrica di quest'oggi con Audi CAD. Ieri pomeriggio abbiamo chiuso, ieri abbiamo chiuso la nostra posizione. Quindi non siamo più a mercato, attendiamo nuovi ritracciamenti per entrare long. Comunque anche questa chiusa a target.
Un'altra cosa volevo dire, CHF Yen ha raggiunto delle resistenze molto importanti a livello settimanale. Attenzione, da qui mi aspetto dei ritracciamenti, ma che saranno molto molto utili per entrare al rialzo. Guardate, il 90, dov'è? Il 91% di trader è posizionato al ribasso. Questa è l'informazione del sentiment che ci offre la piattaforma di Kimura Trading. Quindi al primo ritracciamento utile entriamo long. Chiaramente dobbiamo individuare i supporti più interessanti. Per il momento l'ordine lo abbiamo in area 116 e 20, ma a mio avviso può essere anche alzato lievemente. Comunque aggiorneremo il tutto in Traders Club. Vi aspetto quindi all'interno del gruppo Telegram Traders Club, perché opereremo anche quest'oggi sul DAX a 1 minuto e anche durante il pomeriggio su S&P 500 e Nasdaq. Auguro una buona giornata, un buon trading a tutti, ma soprattutto un buon weekend.